conclusione di questo ricco dibattito congressuale della bella relazione di Mimmo di ieri e numerosissimi stimolanti interventi di ieri e di oggi, io devo dire, quando abbiamo fatto tutti, c'era l'ultimo congresso, tutti noi avevamo la ragionevole certezza di fare quello successivo, cioè questo, fuori dalla crisi economica, o quantomeno in una situazione. A oggi noi non abbiamo segnali che questo possa accadere nell'immediato futuro, non solo. Ma c'è qualcuno che comincia da un po' di tempo a ragionare sul fatto che la ripresa potrebbe esserci, magari siamo alle porte, che però questa potrebbe avvenire in assenza della crescita dell'occupazione. Questo, secondo noi, è un non senso, specialmente con i dati che ci sono nella nostra regione. Nella nostra regione negli ultimi 7 anni sono stati bruciati 11 punti di PIL, e bruciare 11 punti di PIL nella regione che è, come dire, una dei locomotori economici e produttivi del paese, sono numeri importanti. Nell'intero paese sono stati bruciati 10 punti di PIL nello stesso periodo. In regione Lombardia, nella nostra regione, la disoccupazione ormai si attesta intorno al 9% e negli ultimi 4 anni sono stati persi più di 241.000 posti di lavoro. Sono numeri enormi. Quindi io credo che parlare di ripresa, però in assenza di un incremento, di una ripresa dell'occupazione, non solo sia un non senso, ma sia non solo a tratti di propaganda, ma che possa essere solo utile a rilanciare delle suggestioni liberiste di cui però in questi anni abbiamo avuto sostanziosamente prova a più riprese. Ora, è vero che a oggi, così come sta accadendo, come è accaduto negli ultimi anni, abbiamo stagnazione dei consumi, stagnazione della produzione, però bisogna anche dire che non è per tutti così. Non è per tutti così non solo perché ci sono delle imprese molto poche, magari orientate molto di più al mercato internazionale, quindi insomma che hanno delle condizioni oggettivamente diverse, ma è anche vero, se invece andiamo a guardare chi questa crisi dal punto di vista sociale l'ha pagata, che ci sono degli interi segmenti che hanno pagato per nulla veramente molto poco. Ponendo però a un'organizzazione di rappresentanza di interessi generali come la nostra un problema pesante di redistribuzione della ricchezza e soprattutto di equità sociale, che molti degli interventi hanno ricordato. Se noi poi guardiamo gli effetti della crisi sociale, della crisi economica che c'è stata, che sono stati sui lavoratori, sui pensionati e sui giovani, ovviamente molti dei vostri interventi l'hanno sottolineato, l'hanno spiegato. È uscito il dato ieri dell'ufficio politiche contrattuali della CGIL Lombardia che parla nei primi 2 mesi del 2014 di un incremento dei licenziamenti in Lombardia del 61%, dato su dato. Abbiamo dati quindi che non parlano solo di incremento dei licenziamenti, sappiamo tutti di come tutti quegli strumenti di protezione sociale siano stati peggiorati, mi riferisco alla Fornero, alla cassa integrazione, a tutti i sussidi, alla mobilità, insomma. Dopodiché il nostro paese ha un problema che bene ricordava Mimmo in relazione, concetto molto ripreso, che deve essere un problema che preoccupa, perché a me ha colpito tanto la compagna dell'FBC quando oggi ha detto: davanti alle maestre e ai maestri passa il futuro. Vero, parla dei bambini ovviamente. Noi, per quanto riguarda il futuro del nostro paese, quindi i giovani, abbiamo un dato di disoccupazione che è del 43,5%, cioè sotto i 24 anni un giovane su due non trova lavoro. Se poi guardiamo le giovani, cioè le giovani donne che un lavoro in questo paese non ce l'hanno, il tasso schizza al 48%. Quindi sono dati importanti, con buona pace di chi parla poi di tassi di fecondità, però ecco, senza arrivare fino a lì, è evidente che se noi davanti a noi abbiamo un futuro, noi a questo futuro dobbiamo dare anche un messaggio, e non solo un messaggio, ma anche delle azioni concrete di speranza. Una speranza che però, questo ce lo dobbiamo dire perché
la crisi economica ha inciso profondamente anche sul sentire comune, cioè sulla percezione, sulle percezioni della nostra gente. E mi riferisco in particolar modo alla paura e all'incertezza sul futuro, per il futuro, che le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati hanno nel nostro paese, e che questa percezione è stata aggravata dalla crisi economica degli ultimi 6 anni. E guardate, io penso anche che rispetto agli esiti degli scioperi che noi abbiamo fatto negli ultimi anni siano in parte attribuibili a questa percezione, a questa sensazione di incertezza, oltre che ovviamente da noi stessi. Però oltre a registrare tra la nostra gente la sensazione di paura e di incertezza, registriamo anche un sentimento di rabbia, di sfiducia, e mi riferisco alle istituzioni, mi riferisco ai partiti, mi riferisco al governo, ma anche alle associazioni di rappresentanza degli interessi. E guardate, io penso questo, che il fatto che passi tra la gente l'idea che la politica sia qualcosa di non utile è un'idea pericolosa, perché in realtà l'arte del governare garantisce la rappresentanza degli interessi. E spesso, sempre più spesso, anche le organizzazioni sindacali sono viste come parte, come quantomeno come collegato, insomma, alla vecchia politica. Però dall'altra parte, in questo panorama di crisi, in questo panorama dove la percezione della soggettività è quella che ho cercato di brevemente di descrivere, c'è una voglia e un bisogno di sindacato sempre più profondo. L'hanno spiegato bene le compagne e i compagni, in particolar modo che lavorano nei servizi, negli interventi che ci sono stati ieri e nell'intervento che c'è stato stamattina. E lo spiegano anche i dati dell'esplosione dei disoccupati iscritti negli ultimi anni alla CGIL. Ora, però io credo che la modificazione più profonda da questo punto di vista sia avvenuta nella percezione che la gente ha del lavoro e del valore che si attribuisce al lavoro. Nel senso che sempre più, ormai è normale, la dico così per esigenze di tempo, perché vorrei parlare di diverse cose, quindi ormai è normale considerare la precarietà come una condizione quasi fisiologica rispetto alla mancanza di lavoro, no? E spesso, sempre più spesso, si è costretti, la gente è costretta allo scambio tra un lavoro qualunque e la rinuncia ai propri diritti. Lo spiegava l'aspetta quando parlava ieri degli appalti e della spending review, quindi cioè il fatto che comunque si sta facendo strada questa visione, questa percezione. E poi c'è un altro dato, che è un dato che chi studia queste cose ci spiega che è diventato un dato strutturale, perché magari, anzi, i primi due sicuramente cambieranno in relazione al ciclo economico, ma il fatto che la povertà, che la crisi economica ha fatto diventare la povertà non solo un dato che si riferisce anche sempre più spesso al nord di questo paese, ed è un dato sconosciuto da questo punto di vista nel mondo del lavoro in questa parte del paese, ma la crisi economica ha gettato nella povertà anche interi segmenti di gente che magari un lavoro ce l'ha, è un lavoro povero. Io ho partecipato a un'interessante iniziativa, qui mi ha invitato la segreteria della Camera del Lavoro qui qualche settimana fa, e c'era un sociologo che ci diceva, sì, non solo che è un dato strutturale, poi tutti ci ripetono che usciremo dalla crisi diversi da come ci siamo entrati, a me basterebbe sapere quando usciamo dalla crisi, però ci sono cose che colpiscono. Oltre al fatto che la categoria più colpita dalla povertà, attenzione, parliamo di povertà, non parliamo di impoverimento, cioè la povertà classificata come l'impossibilità di adempiere alle spese di casa, dei vestiti e del cibo, parliamo di questa roba qui. Questo è un dato che sta toccando, non l'ambisce, tocca, è entrato anche tra i lavoratori, che colpisce, la fascia più numerosamente colpita è quella degli under 34, in parte è facilmente spiegabile con molti dei giovani che tentano di affrancarsi, di uscire di casa, però è un dato che tocca, che preoccupa. E noi, proprio
Tra l'altro ci sono dei dati che parlano di 9, abbiamo un dato aggregato a livello nazionale, ma anche nella nostra regione i dati sono preoccupanti, perché ci sono 9 milioni di persone nel nostro paese che non si curano perché non riescono a fronteggiare le spese sanitarie, senza parlare di interi segmenti, ce lo diceva stamattina il segretario generale dello SPI, di come un non autosufficiente in famiglia cambi, mandi gambe all'aria il bilancio di una famiglia. Quindi proprio la non autosufficienza anche come dato che fa entrare nel mondo della povertà. Noi su questo territorio, rispetto a questo fenomeno, molti sono gli accordi che sono stati fatti, io non li riprendo perché sono stati citati da me ieri in relazione, ma sono stati fatti diversi accordi anche sulle utenze, quindi il fenomeno della povertà presente sul territorio e all'interno del mondo del lavoro è un fenomeno che in questo territorio è stato affrontato attraverso la contrattazione territoriale e che anche noi a livello regionale abbiamo scelto di accendere un riflettore su questo tema della povertà presente nel mondo del lavoro, iniziando l'anno prossimo, ma con qualcosa, con una, non è un'iniziativa episodica che è stata confinata al 1° maggio dell'anno scorso, ma noi il 1° maggio dell'anno scorso l'abbiamo festeggiato con un pranzo al Carro Ponte con le associazioni di promozione sociale, che sono quelle associazioni che si occupano appunto chi dispensa vestiti, cibo, eccetera, eccetera, in giro alla popolazione, con le quali associazioni abbiamo costruito questo network, perché noi siamo seriamente intenzionati a proseguire non solo la collaborazione, ma che diventi un progetto strutturale anche per gli anni successivi. Ora, se questo è il quadro che ho dipinto in modo molto veloce, è chiaro che non è che noi non sappiamo chi sono le responsabilità della situazione in cui siamo arrivati. Abbiamo avuto, io penso che ormai la CGIL, non solo col piano del lavoro di cui parlerò dopo, ma quando qualcuno vedeva i ristoranti pieni e la luce in fondo al tunnel, noi dicevamo che i ristoranti non erano pieni, che la luce in fondo al tunnel non era la ripresa. Esatto. E noi crediamo che da questo punto di vista la scelta del rigore e dell'austerità, che è stata un po' la scelta, che è stato come dire denominatore comune dei governi Berlusconi e Monti di questo paese, ma anche dei governi di altri paesi europei, sia stata una scelta che ha premiato in qualche modo la finanza e banche, mortificando però i consumi, mortificando la domanda, ed è una ricetta che non ha dato risultati, che non ha pagato, possiamo dire tranquillamente oggi, non siamo più gli unici solo a dirlo, che questa ricetta ha fallito. Però questo ha portato con sé un fallimento che ha portato con sé anche, che rischia di portare con sé anche delle conseguenze pericolose, perché noi tra poco andremo in Europa, al nome del Parlamento, tra qualche mese, in realtà. Quello che non si è affermato in questi anni di crisi in questo continente è stata l'idea dell'Europa sociale, anzi si è quella che è apparsa, è stata il disegno di un'Europa subalterna al divenire della crisi, cioè la dico così. E questo, a mio modo di vedere, ha indebolito il prestigio dell'Unione Europea e questo potrebbe rischiare di dare il fiato a quelle spinte localistiche, populiste, anti-europeiste, perché poi in ogni paese con diversi colori, ma queste spinte sono presenti. Se noi poi guardiamo a casa nostra, ve lo dicevo prima, i governi che vedeva i ristoranti pieni e la luce in fondo al tunnel, quello che hanno fatto sono cose non solo che hanno depresso la domanda, ma io penso di poter, con l'analisi storica, insomma, di dopo possiamo dire che la scelta liberista del rigore nel nostro paese, la scelta liberista del rigore nel nostro paese è stata abbondantemente pagata dal mondo del lavoro. Mi riferisco all'attacco alle condizioni di lavoro, ne parlavo prima con una battuta Monica, pubblici tra di tutto. Mi riferisco allo stravolgimento delle protezioni sociali, quindi tutta la riforma delle pensioni, gli ammortizzatori,
però soprattutto qualcosa che la nostra gente tocca da vicino, cioè alle regole stringenti del patto di stabilità che finiscono per strangolare gli enti locali. E quando gli enti locali le risorse non ce l'hanno, tagliano i servizi alle persone che ne hanno più bisogno, che poi sono la nostra gente. E in ultimo, ma non per importanza, perché ha centrato il cuore del lavoro, la politica liberista del nostro paese è andata dritta all'attacco dei diritti, all'attacco dei diritti e della contrattazione. Articolo 8, articolo 18. Guardate, l'articolo 8, qualche anno fa, nega e svalorizza quello che è il ruolo del sindacato, che è la sua funzione principale, che è quella della contrattazione. E da questo punto di vista l'attacco è stato pesante. Per finire, con il governo Letta, l'ultimo governo che a mio modo di vedere non è riuscito a segnare la svolta di cui questo paese avrebbe avuto bisogno, e poi consentitemi di dire che ha compiuto anche qualche scelta sbagliata, ne metto da solo il titolo parlando dell'IMU. Se questi sono stati gli anni, se questi sono stati gli ultimi anni che noi abbiamo vissuto, come li abbiamo vissuti? Uno, il sindacato, noi abbiamo scontato nella nostra azione delle divisioni profonde, mi riferisco al numero di scioperi che noi abbiamo giustamente fatto, ma l'abbiamo fatto da soli, non è stato uno, è stato due, sono stati tre, sono stati diversi. Abbiamo poi subito, e io credo che da questo punto di vista bisogna essere, la sconfitta sulle pensioni. Io vorrei rispondere a Piovani, all'intervento di ieri che mi ha colpito da questo punto di vista, per dire che per noi è una ferita aperta e che il tema delle pensioni per la CGIL è una partita ancora aperta. Dopodiché, in questo quadro, l'azione che noi abbiamo svolto sul territorio è stato quello di attuare una contrattazione difensiva, la difesa dei posti di lavoro, delle condizioni di vita, le condizioni di lavoro della nostra gente. Lo abbiamo fatto nella contrattazione aziendale, lo abbiamo fatto nella contrattazione territoriale, come si ricordava prima, lo abbiamo fatto nella contrattazione regionale, mi riferisco agli ammortizzatori sociali in deroga, mi riferisco alle anticipazioni sociali. A oggi stiamo riprendendo faticosamente, ovviamente, la via di un'azione unitaria, ben sapendo però che la CGIL, in termini di proposte, è stata l'unica in questo paese. C'è stata una proposta di Confindustria qualche tempo fa, però in realtà la CGIL è l'unica forza, l'unico soggetto che col piano del lavoro ha messo in campo una proposta di visione alternativa dello sviluppo. Siamo gli unici in questo paese, in Europa c'è la DGB, cioè il sindacato tedesco, vabbè, colpiamo Marshall, permettetemi di dire che hanno però altre agibilità, insomma, hanno un altro contesto rispetto al nostro. Però noi abbiamo presentato al mondo politico, al mondo sociale, abbiamo presentato al paese la nostra idea di sviluppo, che è evidente che nel momento in cui noi critichiamo, abbiamo criticato perché ha fallito la politica del rigore, è chiaro che la nostra ricetta per rimettere in piedi questo paese deve basarsi su una visione alternativa del modello di sviluppo. Ma noi abbiamo le risorse per elaborare un piano, abbiamo avuto e abbiamo le risorse per elaborare un piano di queste dimensioni e di questa raffinatezza, ovviamente. Un piano che vuol dire, primo, rimettere al centro il lavoro. E uno dice, ma è diventato uno slogan, no, però proprio per le cose che si diceva prima, per la percezione che si ha del lavoro, anche tra la nostra gente, tra il valore che sta assumendo il lavoro nel nostro paese, è qualcosa che deve stare al centro della nostra azione e della nostra proposta alternativa. Noi abbiamo anche, non è che diciamo solo che mettiamo al centro il lavoro, noi diciamo che si deve fare con degli investimenti anche pubblici. Perché guardate, che il mercato da solo non abbia la solita mano invisibile e possa risolvere tutto, ce lo spiegavo già 250 anni fa. In 200 anni qualche cosa è cambiato e noi pensiamo che il mercato da solo
ha dimostrato di avere dei limiti, ha dimostrato di avere fallito nell'allocazione di alcune risorse nei settori strategici. Dopodiché il piano del lavoro è chiaro che deve avere una declinazione territoriale. Ieri Sabrina Negri, parlando del settore del socioassistenziale, l'RSA, il settore cremonese, sono, come dire, non dico, è un distretto industriale, cioè un settore importante, ha parlato di migliaia di lavoratrici e di lavoratori impiegati nel settore. Allora, noi nel nostro piano del lavoro, faccio l'esempio di Cremona perché mi sembra che più consono la platea, noi nel piano del lavoro diciamo che il welfare, che qualcuno ha spiegato, vi ricordate quando qualcuno ci spiegava che noi abbiamo vissuto tanti anni al di sopra delle nostre possibilità e che il welfare era un lusso, in realtà noi la pensiamo proprio in un altro modo. Il welfare non solo è un formidabile fattore per redistribuire, per l'inclusione sociale, per la redistribuzione della ricchezza, dico, però è anche un formidabile volano di sviluppo e il distretto socioassistenziale di questo territorio lo dimostra. Ecco, quindi noi piano del lavoro e declinazioni territoriali. Io nel dibattito che ho sentito in questi due giorni, ho sentito nella relazione anche di Mimmo una serie di proposte interessanti da questo punto di vista, proprio a dimostrazione che il nostro progetto di piano del lavoro, la nostra proposta di piano del lavoro ha grande argomentazione. Oggi, a livello però nazionale, la nostra proposta, non solo quella di piano del lavoro, si deve confrontare, se prima ho parlato dei governi che si sono succeduti, con un nuovo governo che si è appena insediato. Certo, allora, con le modalità con le quali è nato le conosciamo, tra l'altro è un governo nato come un'espressione di un'evoluzione politica dei tempi rapidissimi, mai conosciuti in precedenza, questo è giusto che ce lo diciamo, è un governo che, parlando con la gente, incontra delle grandi speranze di cambiamento e anche di stabilità. E sono aspettative molto molto diffuse. Dopodiché è un governo che ha fatto, è un anno, che ha fatto diversi, molti propositi, sono molti annunci. Ora, sono tutti titoli, ovviamente per ragioni anche di tempo, non potrebbe essere altrimenti, sono tutti titoli che però implicano una disponibilità di risorse importanti. Io penso che la nostra domanda debba essere: come si pensa di reperire queste risorse? Perché a invarianza di pressione fiscale, quindi a invarianza di una riforma fiscale, in assenza di una riforma fiscale, il timore è che il reperimento di queste risorse si possa tradurre in taglio dei servizi e quindi finisca ulteriormente per ricadere sui soliti noti. Noi, la CGIL, rispetto agli annunci che sono stati fatti, ha tenuto giustamente un atteggiamento di richiesta di confronto di merito sulle diverse questioni, perché noi diverse questioni ce l'abbiamo aperte, il lavoro, gli ammortizzatori, le pensioni, il patto di stabilità, il fisco. Ora, io penso sia apprezzabile che questo governo abbia messo al centro della propria azione il lavoro.